Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, con TV 2000 dal Santuario dell'Amore Misericordioso vi salutiamo nella gioia del Natale del Signore. Oggi con la fiducia ed esultanza invochiamo il perdono dal Redentore del mondo. Signore, figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snodato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Santo è spuntato per noi. Venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Natale è un messaggio di speranza annunciato dall'angelo ai pastori nella notte. Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia. Oggi è nato un Salvatore. Il Natale è la festa cristiana più celebrata e solennizzata in tutto il mondo. È l'avvenimento fondante della fede cristiana, un evento di grande gioia perché ci ricorda la venuta di Dio nella nostra umanità, nella nostra carne. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Natale non è una bella favola da raccontarsi ogni anno, è invece un avvenimento realmente accaduto che ha cambiato la storia, un lieto evento che continua ad accadere oggi e ha la forza prodigiosa di cambiare la vita di tante persone, dell'intera
società. Oggi, cari fratelli e sorelle, ci viene proposta una pagina che è forse la più alta, la più bella e la più profonda di tutta la scrittura. Il prologo di Giovanni ci invita a concentrare l'attenzione sul vero cuore del Natale. Oggi è nato per noi un bambino, il Salvatore, incredibile ma vero. L'amore misericordioso ha congiunto l'umano col divino, un Dio capace di accogliere le grida dei poveri, dei soli, dei disperati, un Dio che si è scomodato e si è compromesso fino al punto di donarci ciò che aveva di più caro, il suo figlio diletto. Nella Gaudium et Spes si dice: con l'incarnazione il Figlio di Dio ha lavorato con mani di uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha amato con cuore d'uomo, si è fatto in tutto simile a noi, tranne nel peccato. Se ogni bimbo è un dono che Dio fa alla famiglia, alle nostre famiglie, all'intera società, il bimbo di Betlemme è il dono più grande che Dio potesse farsi. È il volto umano tenero di Dio, Dio che aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ci dice la seconda lettura Ebrei, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Una presenza, cari fratelli e sorelle, che si attua in modo specialissimo nell'Eucaristia. E oggi l'altare, ecco, questo altare diventa il presepe vivente per tutti noi. Allora chi contempla e comincia a comprendere il significato del Natale si sente afferrare da un grande stupore, da una immensa gratitudine, da una gioia indicibile. Io, dice Madre Speranza, non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo. Io lo amo perché Egli non è che amore e misericordia. A Natale, cari amici, non celebriamo soltanto la nascita di Gesù. Celebriamo anche la festa della nostra nascita, la festa della nascita dell'uomo concreto. Il nostro desiderio è, come spesso ripeteva Madre Speranza, che ogni nostra famiglia, ogni nostra comunità, anzi, ogni persona singola diventi sempre più culla, cioè presepe vivo, dove Maria continua a deporre Gesù, luogo dove Gesù continua a nascere per la gioia di tutti gli uomini. Il grande sogno del bambino di Betlemme è fare di tutti gli uomini una sola famiglia. La realizzazione di tale sogno dipende anche da me, da te, da tutti. Allora, quale famiglia migliore di quella di Betlemme? Il Natale è appunto Gesù tra Maria e Giuseppe uniti nell'amore. E questo è anche il nostro sogno per Natale. Le nostre famiglie unite, unite
nella pace di Gesù, nella pace di questo bambino. Auguri, buon Natale a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. E si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è entrato nella nostra storia rivestito di umiltà. Accogliamo la sua presenza affidando al Padre le necessità della nostra vita. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per la Chiesa, perché annunciando il Vangelo lungo i sentieri del mondo sappia condurre tutti gli uomini all'unica verità che salva, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Preghiamo. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera. Per i rappresentanti delle istituzioni, perché si lascino ispirare dalla sapienza divina per operare scelte rispettose della vita umana e del bene comune, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per tutti i cristiani, perché alimentando il loro cammino con la virtù della speranza, sappiano costruire in ogni ambiente un clima di comunione fraterna, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per le nostre comunità, perché il Natale sia un giorno speciale di ringraziamento per i doni ricevuti e di condivisione con quanti soffrono e si sentono soli. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Padre, rinnova in noi la gioia del tuo amore
per poter annunciare e testimoniare ad ogni uomo la nuova novella, la buona novella della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio, dal quale venne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, cantiamo esultanti la tua lode. Thank you.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettile alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.
Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buon Natale a tutti.